torniamo da dove siamo partiti, da quella ragazza che, ripeto, mi contattò sul telefonino insieme a tante altre ragazze perché qualcuno, un PR famoso di Milano, aveva dato il suo numero, il mio numero a queste ragazze. Vediamo come si conclude questo incontro. Guardate. Come dice? Cioè, quando nota che adesso, per esempio, con me ci siamo visti. Ma più che altro perché bello brutto è importante l'atteggiamento e l'educazione. Cioè, se una persona è meno bella di un'altra, però è educata, è gentile e carina, è meglio. Cioè. Io come sono? Mi sembri tranquilla, una persona tranquilla. Però se vai come così, quello si... mi passa la voglia. Magari. Come mi vedi? Non ti vedo che sei tutta coperta. Adesso come mi vedi? Meglio? Sì. Quindi mi devo sbagliare. Mi stai dicendo che sono troppo coperta. Sotto di cos'hai? Ho questo body. Questo è un body. Ma c'è solo quello o non c'è niente sotto? No, body si chiude qua. Infatti non ho la mutanda, perché ho un body. E fa parte delle cose sexy un po'? Sì. Tu non ti sei mai... Certo che sì. Di, sì, ma di uno, un tipo me, un cliente, tra virgolette, che ha uno di conoscere che ti può dare... Anche? Anche? Sì. Sì, vabbè. Quindi anch'io. Anche tu cosa? Anche tu potresti? Certo, sì. Il fidanzato ce l'hai? No. Ok. È molto difficile. Milano è una città difficile dove fidanzarsi è veramente... la chiamo città dei singoli.